Praticamente mi ero fermato qua nello scorso video, dovrei andare avanti, credo. Sì, dunque questo dovrebbe essere il ghiaccio, credo, dato che questi massi mi suggeriscono. A very strange blue stone, una pietra blu strana, molto strana. Dunque, penso sia ghiaccio, non lo so. Comunque sia, ben ritrovati su Pokémon Adventure, mi stavo dimenticando. Il problema è che sto facendo questa tipologia di video come più o meno una live. E anche se nelle live però ci dovrebbe essere una specie di intro. Wow, selvatico? Ah, ok, ah, oh. Roccia allora. Allora facciamo una cosa. Penso comunque sia che dopo questa parte Pokémon Adventure si interrompa proprio male. Anche perché comunque sia Tested, ripeto, non ha detto nulla più o meno dove è arrivato con questa beta 11, oppure non l'ho letto io. Io sono Raura, la saggia della luce. Cosa è successo alle altre persone qui? Naburu, Saria, Darunia e Ruto sono andate. Morte, credo. Ti sto facendo una... ti ho fatto una domanda. I sette saggi agiscono da sigillo per bloccare Wicked Deity. Ah, ok, la divinità maledetta della distruzione. Hoopa. Majora. Quattro dei sigilli sono rotti. Ah, solo quattro ne ho battuti. Che palle. Posso sentire il suo potere che emerge. Cosa sta succedendo a te? Ascolta, giovane uomo. Io posso sentire il potere della divinità che mi controlla. Potrei perdere il mio controllo sul mio corpo in ogni momento adesso. Prima che succeda, voglio che tu mi sconfigga velocemente e lasci questa torre. Tu sei ciò che serve per rompere il sigillo. Tu sei la sua chiave per liberarlo dalla sua prigionia. Urla malamente. Cch! Gli faccio cch! Non so che verso sia cch! Ma a quanto pare cch! È un verso. Lo so che sono molto fastidioso. E mi piace esserlo. Gardevoir Y! Quanto cacchio di roba aveva in mente ai Tested! Merda però! Lei è tipo psico. Ipnosi? Oh, funziona ipnosi! Aspettate, però io ho sempre il problema di Audacity, ok. Wow, Gardevoir è Y, perché stavo per dire X. E poi sono un coglione perché ho Water Pulse, Hydro Pulsar, che dovrebbe fare molti più danni, ma non sembra. Oh no, aspetta, aspetta, posso ancora... Perfetto, allora a questo punto... Mawile Y, mando Gyarados a prendere il colpo. Forza. No, e chi si prende quel colpo? Charizard. Piove Charizard, sì. A caso sono andato, mi dispiace. Anche perché fare lanciafiamme... Fare lanciafiamme è super efficace. Mando Pikachu? Non lo so. Sinceramente ormai queste lotte così contro i Pokémon a livello 100 non mi disturbano neanche più tanto. Dopo quelle tre lotte contro Drake, contro i suoi Pokémon, tutti a livello 100, tutti i tipi di drago. Sono meh le lotte. Non mi fanno più alcun effetto. Quel Mawile Y era per caso una controparte del Mawile normale, mega evoluto, che conosciamo. Perché in teoria di Mawile ce n'è solo uno, non ci ho fatto molto caso. Payback agisce come mossa fisica, quindi... Non so se effettivamente possa essere usata come tuono. Cioè, se io avessi fatto... Io ho fatto tuono, gli ho tolto metà vita con payback, ovvero rivincita. Doveva togliermene molti di più di punti, doveva farmi andare KO. Non capisco. Io sono straniero. Dunque, Double Edge, che è doppio taglio, sdoppiamento. Sdoppiamento. No, è sdoppiatore, sì. Ho voluto evitare la battutaccia. Ah, cacchio, Togekiss. Kyogre? So che si agge Kyogre, ma... non mi piace Kyogre. Poi mi ricorda troppo Shrek. Allora... devo ammettere però che se posso riuscire ad affrontare queste lotte... così facilmente, diciamo, a un certo punto, è solo grazie al glitch che
Non so come sono riuscito a fare degli strumenti infiniti. Ma non tutti gli strumenti sono infiniti se andiamo a vedere nello zaino. Ah no, ora sono tutti quanti infiniti. Prima solo un certo numero era infinito, adesso tutti quanti. Madonna Togekiss, come caspero fa a resistere? Vado in Thunderbolt, non posso sprecare tuono così. Mi toglie quasi uguale. Ma che cazzo serve allora? Wow! Lezzo! Penzola proprio questo merda di Togekiss. Allora, Alteria X, ma che palle questi tipi drago! Sono delle palle al piede perché sono il mio secondo tipo preferito. Il primo è sempre tipo fuoco, è ovvio, non c'è nulla da fare. Allora, contro il mio dismount, Alteria dovrebbe solo fare drago danza, meno male. Non volevo dirlo prima che lo facesse perché sennò sicuramente usava un attacco e mi rompeva. Laura sarebbe, Laura, sì. Non mi ricordo una Laura in Ocarina of Time. O Raura. Raul. Ok, Raul. Sì, il re. Quello che dovrebbe essere il padre di Zelda, in teoria. Ma forse no. Mi ricordo un Raul. Ma, vabbè. Scusa, mi dispiace, ma non posso andare. Lasciare questo posto, devo trovare gli altri. Quindi, questo praticamente. Sarebbe tipo il secondo sigillo, tipo lo stesso punto di teletrasporto sarebbe? Ok. Allora faccio ricaricare un attimo i Pokémon perché comunque sia wow, mi ha proprio paccato. Ok, ok, neanche Kyogre. Andiamo allora. Ma cosa? Ah, aspetta, ma se qui ci sono Nosepass. Ah, ok, ho capito. Oh, ok. Ah, fermati. Hey. Ok, per forza si arrivano a qualcosa. Non poteva essere solo per Nosepass. È ovvio. E quanto lungo. Link. Sono Link. Cos'è successo alle altre persone che erano con me? Sono state sacrificate per la divinità. Upa. Wicked dovrebbe essere stregata. Sì, stregata, esatto. Impa! Ma perché mi sorprendo? Tanto oramai ho capito che è di Zelda. Noi saggi locchiamo quelle. Locchiamo, vabbè, sì. Quelle divinità per 5000 anni. Guarda, se Upa ha la forma di Ganondorf. Uccidere un altro sacrificio. Non è che. Berserk tipo? C'è solo un altro sigillo. Ok. tu sei la divinità stregata. No, è Impa o Occult, proprio. Me? Moonlight. Cosa fai, Moonlight? Mighty Hyena. Ma porca di una porca, Circle Throw. Oh, è tipo lotta, cazzo. Ah, non lo manda KO. Oh, però Umbreon è tornato indietro, Umbreon. Perfetto, non posso scappare. Cazzo mene. No, perché? Manca l'attacco come? Ecco, quanto pare ha funzionato invece. No, allora, no. Merda. Shite. Water Pulse, toglie un bel po' però, Vai ancora con Water Pulse, ok. Perfetto. Absol Y. Oh, ok. Perché Psycho Cat? Che cosa aveva a che fare? Oh, merda. Pure più veloce. Ando per cambiare. È roccia. Bulba. Non lo so. Tanto. Fa.
Oh, ma ci voleva Tyranitar per rompermi i coglioni proprio? E che palle! Tanto Stone Age è finite, cazzo. 5 ne usate almeno, figlio di una mignotta. Voglio vediamo che cazzo fa. Stone Age. Non l'aveva finita a quanto pare. Figlio della merda! Ah, ok. Bene. Absolution, ok, no, no, sto a posto. Detect, madonna, il crimine! Oh, ha fatto un ventagliente. Ok, aspetta. Non voglio scappare, zitta. Revitalizzo. Oddio, in teoria ventagliente non dovrebbe colpire, meno male che non colpisce. Tipo, in questi giochi se uso revitalizzante max mi dice non avrebbe alcun effetto. Non avrà. Però, non mi fa saltare il turno. Perché dovrebbe saltare come turno? Mi dovrebbe far saltare il turno. Che cazzo di roba è? Manda in campo un Pokémon che... Ok, mi è crepato. In teoria, nessuno dovrebbe prendersi il desiderio. Invece se lo prende Ambre, un merda. Se non c'è nessuno a prendersi il desiderio, non c'è un target, datelo a me. Quanti punti potenza ha desiderio? Merda. Addormentalo. Madonna. Dai. Addormentalo. Ok. Ora che sta dormendo come un bambinello. Mamma mia. Poi mi chiedono perché Amber non mi sta sui coglioni. Perché c'è Sableye. Non ti colpire da solo, Gesù bello in cielo. Vabbè, a sto punto facciamo così. Anzi no. Non ci abbiamo. Ah vabbè, no vabbè, bene. Va benissimo, perché guardiamo che faccio. Yes. Figlio della merda. Ah, oh, cazzo. Quello è l'ultimo sigillo. Ah, sono libero. E oh no, cosa ho fatto? Fino a un po' ho detto no, devo trovare i miei amici, però a costo di rompere il sigillo. Oh no, cosa ho fatto? Me l'è ancora finita. Cosa intendi? C'è ancora un ultimo saggio. Il saggio del tempo, Zelda. Saggia. Go to her, no, vai da lei. Lei ha il potere di fermare Koopa. O Ganon, poi dipende dai punti di vista. Che poi Ganon è il maialone. Oh. Ok, Max Revive. Allora, dovrò fare tipo 4-5 lotte stavolta. L'ultima volta 3 erano poche. Dice, mo mettiamo in altre 4-5. No, dico, scherzo io. Io scherzo, Non prendetemi sul serio. Ok. Oh, guarda. Merda. Ma io farei un salvataggio veloce per evitare problemi dopo. Il saggio finale. The final. Ma perché?
Io sono Zelda, il saggio del tempo. Credo che tu abbia molte domande per me. Sì, dimmi tutto. Molto bene. 5.000 anni fa quest'isola era solo una piccola sezione di un continente più largo chiamato Hyrule. Tutti quanti vivevano in armonia e servivano il grande re, Ganondorf. Ok. Ganondorf era un re amato. Amato da molti. Ad ogni modo, suo fratello Link lo invidiava. Link? Ah, pure mi chiamo Link, ok. Determinato a diventare il nuovo re di Hyrule, Link ha praticato le arti magiche proibite. Dark, oscure, le arti oscure proibite. Ha evocato un'intera armata di Pokémon Ombra che sono venuti a reclamare il trono di Ganondorf. Ad ogni modo, il nostro re ha combattuto e l'ha sconfitto. Ganondorf era troppo gentile e compassionevole. Ha risparmiato la vita del suo fratello. Life, little did he know that. Ad ogni modo, sapeva che questo mondo avrebbe sofferto per quella decisione. Cos'è successo? Link non si è mai arreso. Tanto, usando tutta la sua forza, lui ha evocato. No, ha creato un Pokémon nuovo chiamato Koopa. Con l'aiuto di Koopa, Link ha ucciso suo fratello e ha reclamato il trono. E gli anni oscuri a Hyrule lo sono seguiti. Quindi io ho pensato creato con la magia nera. Ecco, dark magic oscura. La differenza tra magia bianca, oscura e nera è nulla. La magia è magia e basta. È giusto. Continuando, Link non ha mai ricevuto la lealtà dei suoi dei cittadini, del popolo. Frustrato, è stato Koopa per creare molte dimensioni alternate dove lui è l'eroe. Ah. E questo spiega tutti i vari Link che si sono susseguiti nel corso dei secoli. No, in realtà Link è l'eroe e basta. Per soddisfare la sua avarizia. Lust dovrebbe essere avarizia. No, quelle greedy. Insomma, la sua voglia, diciamo. Ma ha dato anche potere a Upa. Upa è cresciuto più forte. Inevitabilmente Upa si è trasformato in cosa? In me. Ah, ma non c'era scritto. Tu sei solo la reincarnazione di Link. Ad ogni modo, tu hai anche del potere magico dentro di te. Potere magico che ti permette di comunicare con noi. Ah, dato che. Ah, quindi io l'ho uccisi. Tu sei stato capace di ucciderci. Ma hai anche liberato Koopa dalla sua prigionia. Io sono responsabile per tutto questo. Cazzo, te l'ha detto fin da primo saggio. C'è ancora speranza, ad ogni modo. Koopa è nella sua forma confinata. Per rompere il sigillo deve raggiungere la sua forma slegata, libera. Per proteggere l'umanità da Koopa, non devi rompere il sigillo. Bene, se non muori il sigillo sarà sempre intatto, giusto? Corretto. Ma dobbiamo prendere precauzioni, cioè cosa? Mi sembra giusto. Tu dovresti morire ora. Cosa? Scusa, pensala in questo modo. Se muori, sarai finalmente un vero eroe, Link. Era una trappola. È Upa che controlla Zelda. Ratica EDX. Quanto è bello Ratica EDX. E mi pizzica la faccia in tutti i punti possibili. Perché? Poi, ti hai trasformato, bitch. Vai indietro. Oh, Kangaskhan. Ma io ho sette mosse potenti contro i Pokémon normali? Perché i Pokémon normali tu? E perché sto parlando con Merino Benfi? Allora. Dai! No! Oh, aspetta, Raticate X è Ghost? Fammi controllare! Ah, ok, non posso più controllare. Ma c'è la pioggia. E quando piove i topi si scatenano, cioè elettrici però. Figa Double Edge, figa della madre di Raticate X. Merda, dai. Leaf Storm, che cazzo ne so. Yes. Che manda non ho letto. Lopunny X. Ancora non hanno fatto Entei su. No, aspetta, gli Entei su di lei li hanno fatti. Sì, ora che ci penso, in effetti. Era ora. Dunque. Ok. No, 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 no. No, cazzo, però.
Leaf Storm. No! Che sto facendo? C'ho una ricarica totale, per favore. Full Restore, eccolo. E poi mi sembra che glitch mi è successo quando sono andato per la prima volta alla Lega, se non sbaglio. Ah, mandiamo Kyogre che è più lento, ma... E missa e si scrascia il terreno e via. Manda il dito. Quanto è veloce Ditmird. Madonna. Oh, Kyogre overkill a tutti. Che me che fa in paracalmo mind? Che? Ah, la fusione, ok. Nasty plot? Pessima scelta, amico. No, vabbè, continua che tanto sei morto. Kangaskhan Y. Dunque, sono, le sono rimasti, perché gli le sono rimasti pochi Pokémon. Oh, Upa è un maschio. A parte che Upa è un leggendario, non mi sembra abbia sesso. Anche se i leggendari hanno sesso, tipo Manaphy, che può fare le uova. Oppure può solo fare le uova. Oh, cazzarola. Dunque, mi sono boostato le statistiche grazie a... ad Ancient Power. Ma non mi serve più... Ok, oltraggio. Vabbè, dato che lo farà per 3 turni. Ok, no, solo 2, perfetto. Vabbè, vado di lacerazione finché non crepa. E muori! Madonna! Fino all'ultimo! Bastardo! Oh! Ambipom, che cazzo! Sono più veloce io. Ah! No! Non voglio davvero farlo. Bene. Cos'è quello? Quello è Upa. Quella sfera è Upa? Sì, è nella sua forma confinata ora. È vero, adesso sì, ma presto sarò libero. Grazie, Link. Grazie per aver indebolito lei per me. Crrr, un cane. Non sono contento, non sono il tuo maestro. Ah. Oh, tacci, siamo permalosi. Ti fermerò, Upa. Preparati. Non puoi battermi. Ti ucciderò di nuovo. Zelda mi ha detto tutto quanto su di te. Non sai, tu... You're not in your confined form. Non sei nella tua forma confinata. Ma ha detto poco fa che lo era. Non sei abbastanza forte. Ho ragione, vero? Sei molto differente. Sei molto diverso da prima. Eri molto più arrogante. Ora sei molto più arrogante. Vabbè, non si capisce che cazzo ha scritto. Hai fatto i conti sbagliati, Link. Sono nella mia forma confinata e posso ancora aprire dimensioni. Cosa? Articolo 8, se altri sono qui, puoi potere di aprire portali su altre dimensioni. Sono forme di altre dimensioni che lei ha creato, o lui, quello che è. Ah, ok. Quindi così funziona. Neanche mi fa ricaricare Pokémon. È bello usare tuono quando gli altri te lo preparano per te, il campo è tutto quanto inzuppato di piogge. Questo è un vero... Mi vuoi affrontare a tuoni? Mi vuoi affrontare a tuoni? Dai! Oh! Chi è rimasto... Oh! Chi è rimasto paralizzato? Bitch! Tua madre! Dovrei essere tranquillo, in teoria. Anche se Zapdos dovrebbe essere più forte di tutti del trio, lo sapevo che non sarebbe andato KO. Lo sapevo però. Max Revive su Pikachu.
Uragano. No, cazzo. Beh, andata bene, dai. Salvataggio veloce, perché non si sa mai. Bene, allora ti distruggerò ora. Upa, livello 80. Facile. È un Rattata. Ne hai avuto abbastanza, sono la vera reincarnazione del tuo maestro, quindi ora devi... non puoi battere qualcuno che ti ha creato. Tu hai detto che mi ha creato? Tu mi hai solo evocato con gli altri due? Le altre due entità oscure, Darkrai e Jirachi. Ma Jirachi è buono, Jirachi è il Wishmaster. Eh? Non essere sorpreso. Con le forze che... con l'oscurità. Would the Dark One go for good? Ah, ok, finalmente che l'oscurità sia andata, possiamo riposare in pace. Mi spiace, ragazzino. Sono stato troppo cattivo con te. Tu sei differente dalla tua vita precedente. Ah, perché loro capivano, mi vedevano come il Link cattivo. Ok, fermato Upa. No, non l'ho fermato. Cosa intendi? Non ti ricordi davvero, Link? No. Se quel giorno fossi scappata con te, ti avrebbe fatto resistere da prendere il trono di tuo fratello? Sarei stata abbastanza, mi dispiace, ma davvero non ho memoria. Sì, cosa? Addio. Bene. Ah, ok, eccoli qua. Ladies and gentlemen, questa è la fine del nostro tour, spero che vi sia piaciuto. Ecco un... oh, è un ticket per la regione di Orre? Che bello! Ok. Tutto rosso. Sì, ogni tanto si fotte il real time clock. Poi dopo si raggiusta. Allora, io dovrei dormire in teoria per recuperare le forze. Grazie, caro. Allora... E Link, dove che ti porti? Ma sì, andiamo ad Orre. Siamo ad Orre? Ma questa musichetta mi fa arrapare. Cioè, è troppo bella. Ti dà proprio... quando finisci il gioco e... senti questa che pompa, boom boom boom. Cioè, se tu mettessi le casse stereo... con questa in alta definizione, ovviamente dall'MP3 di HD dei Pokémon, che costa quanto un occhio. Allora, davvero proprio pomperebbe a palla, farebbe proprio la sua porca figura. Ah, che bella sorpresa! Niente! Finisce qui la demo! Quindi, dunque, iTested sicuramente stava preparando la regione di Orre per la beta 12, credo. Ma vado un attimo a controllare, perché in teoria io ho scaricato la beta 11 e non la 11.e. E credo che la 11.e forse aggiusta questo problema. Perché la 11.e aggiustava un glitch. No, non c'è, non dice nulla. No, la 11.e niente, è giusto qualche piccolo bug, ma nulla di che. Niente di strano. Comunque sia, beh, non c'è più la demo, quello che è successo è successo. Ma vediamo un po' una cosa. Ah! C'è la demo! Ma aspetta! Sì, è la demo! Ah, ok! Così la scarico senza patchare, perfetto, almeno posso vedere cosa ha cambiato, perché ha detto che, come ho detto nello scorso video, lo ripeto ancora una volta, ha detto che la... ma vaffanculo, tu e il tuo conto, sì, il tuo conto ha $600.000, il mio ne ha 500 di euro, vabbè, comunque sia. Ok, se ne stai per andare, redirecting, sì, ma rimandamici, a Media Fire addirittura, wow.
Sì, era la demo della 12, ma perché ai test dovrebbe rilasciare? A meno che i suoi collaboratori non avessero parte del gioco in beta testing. Ah, ok, quindi spiegherebbe molte cose. Non mi interessa sapere quanto è lunga la demo, voglio solo vedere cosa. Perché essendo una demo della 12 non ha nulla. Però mi piacerebbe vedere quali cose ha cambiato. Pokémon Adventure, perché ovviamente Adventure era troppo bello. Vediamo. Allora, già è cambiata la schermata di iniziale ed è molto bella. Con Pikachu, ma... Sì. Oh, in Vermilion City anno 2002. Non è che questa è Yellow? Questa è Yellow Adventure. No, però. Deoxys, entità di due Pokémon. Manzo un po' di testo strano. Ok. 10 anni fa. Cosa? What? Ma che cazzo? Il mio nome? Va bene come nome? Tempo 17 ore. Ah, allora! Ah, tempo, che cazzo dico 17? Ma che cazzo? Questa è Yellow Adventure, non è Red Chapter. Ok. Che bello quando il real time event ti si fucked up proprio, per dirlo chiaro, per dirlo in termini brutti. Sì, mangia bene. Che cazzo? Ma che cazzo? Vabbè. Allora, vediamo un po'. Ovviamente questa non è Poliwag. Ok, Poli. Sì, ah, quando viene rapita blu, ok. Ah, praticamente ora noi siamo cresciuti. Quello era piccolo, ero piccolo. Ok, qua quando inizia il gioco. Bah, sì, questa. Ah, ok. È la demo ufficiale allora. Va bene. È la demo ufficiale. Oh, cazzo, sì, quanto è bella. No, perché non capivo che cazzo è successo alla grafica. Dico, ma perché sta grafica di merda? Bene. Molto bene. Ok. A parte che il Whistle Boy che ho io non è niente di che. Bene. Niente male davvero. Ok. Ah, potevo portarlo a spasso. Sì, mi pare che ha detto che avrebbe messo che Pokémon si potevano portare a spasso nella beta 12. Ok. Anche se ora che ci penso, dovrei tornare io accanto in un certo posto. Sapete che c'è? Lo faccio in questo video, va. No, ok, allora. Carico la ROM. Perché voglio fare una cosa. Tanto non mi interessa quanto viene lungo questo video. F2. Oh, perfetto. Almeno Kanto è tranquilla. Ok, no, ce l'ho a volo. Poi mi sa che non ho neanche volo. C'ho volo, ok. Ok. Ok, Pokémon. Andiamo un po'. La. Chi è? Lavender Town? No. Devo andare a Seradon. Non posso volare a Seradon City. Perché a quanto pare non l'ho visitata. Ci rendiamo conto? Vabbè. Ah, capperi. No, devo andare di qua per Seradon. Mi pare che era a Seradon, non mi ricordo. Beh, qua bene, ok. Seradon
Celadon, sì, è Celadon. L'ultima cosa da fare prima di concludere questa ROM, credo al 100%. Il vecchietto non è mai tornato. E non ho mai visitato questo. Posto. Questo è Steve! Povero Steve! Quello che mi ha regalato la Master Ball. Ma sì, ma camminiamo in mezzo al sangue. Un coltello cose sangue. Pezzi della vittima, che bello. Oh, attenzione, posso andare di qua ora? Non mangiare carne. Per favore, uccidici. Oh. Ah, cazzo, gli ha tagliato i tendini. E poi per non permetterci di fuggire. E poi ci ha sgozzato. E poi ci mangia. Oh, cazzo. Scappa ragazzina, no, per favore uccidici. Cazzo. Sick Club, così proprio. Da nulla. Cazzo. Sei ancora affamato? No, grazie, me ne vado. Non essere stupido ragazzino. Sono sicuro che ti piacerà la mia nuova ricetta. Proprio come ti è piaciuto il cibo dell'altra sera. Cosa hai? Oh, ha delle gambe morbide. Questo sarà ancora più buono. Dopotutto nulla è più buono dell'amicizia. Steve, non l'avrai. Mostro! Forse sono vecchio, ma sono pieno di energia. Mi chiedo quanto sarei buono. Puttana di Eva. Oh! Oh! Come sarà facile sconfiggerlo? Cazzo! Questo è per Steve! E adesso è la mia possibilità. Oh cazzo! Vecchiaccio maledetto. Mi spiace Steve, davvero non ho saputo salvarti. Cazzo succede qui? Allora, praticamente niente, questo tizio mangia le persone. Ok. Cos'è testa questa? No, carne umana. Ma testa della vittima? Ma perché c'è? Dovrebbe essere più preparato, cioè mettere roba tipo con dei ganci nel frigorifero. Facciamo surf sulla testa di quel vecchio morto, ok. Bene, per questo video è davvero tutto. Pokémon Rosso Fuoco per me, almeno per ora, ufficialmente. Ok, allora facciamo una cosa. Pokémon Rosso Fuoco finisce qui. Definitivamente. Però, come ho detto, lascio sempre un barlume aperto, una finestra aperta. Perché non si sa mai, ai testodi li gira male e ritorna a fare la ROM. E quindi girerebbe bene a noi. Quindi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Questa serie, se l'avete seguita o no, fate come vi pare. Spero vi sia piaciuta, nel caso l'abbiate seguita. Se nel caso non l'aveste seguita, vi invito a recuperarla nonostante la mia pessima dizione e la mia pessima traduzione. Ma comunque sia. Beh, direi che posso anche concludere il video qui. Bye bye!